Io ho detto prima che questa sera si esibirà la nostra più giovane prestigiatrice. Lei è nel nostro club praticamente da soltanto un anno e adesso scopriremo con lei quanti anni ha. La chiamo sul palcoscenico, voglio l'applauso più potente mai sentito sulla terra, Serena! La maga Serena, quanti anni hai Serena? 10 anni, sei emozionata? Allora, siccome è emozionata, mi raccomando, dovete cercare di fare sentire a proprio agio questa piccola sul palcoscenico, perché adesso lei è prontissima per stupirvi. Allora, io chiedo alla regia di far partire il sottofondo musicale. Serena, sei pronta? Possiamo cominciare? Musica, la piccola Serena!
Serena torna in mezzo al palco per prendere naturalmente il meritato applauso del pubblico di Castelmella, la piccola Serena. Guarda, guarda, guarda qua. Detto che si vedeva il filo. Adesso lo stacchiamo, eh? Ecco, così non si vede più. Andiamo. Serena, io naturalmente ho un grande piacere, sempre una grande emozione nel presentarvi i nuovi soci dell'associazione, specialmente quando sono così giovani e con tanta voglia di fare. Io in particolar modo, per quanto riguarda Serena, devo ringraziare anche il padre, che si chiama Enzo, e per il quale chiedo un grande applauso, perché il supporto di Enzo nei confronti della figlia è assolutamente fondamentale. Prima della prossima esibizione io devo fare un ringraziamento importante, non l'ho dimenticato prima, lo tengo appositamente a parte perché voglio parlare di una realtà che mi è molto vicina, perché io, oltre a fare il prestigiatore, molti di voi lo sanno, sono anche uno speaker di Radio Vera, conduco un programma su Radio Vera tutti i giorni, e proprio Radio Vera ha fatto nascere questa idea che si chiama Radio Vera in Tour, che è uno spettacolo vario, itinerante, composto da concorsi canori, composto da concorsi di bellezza e dal Festival dell'Illusionismo. Ogni anno si parte da Castelmella e poi si fa un giro per le piazze di tutta la provincia, lì vedete segnate alcune delle tappe che toccheremo, per arrivare poi in Piazza della Loggia a settembre con un grande spettacolo che l'anno scorso ha visto in piazza più di 3.000 persone. Quindi un applauso fortissimo per questa realtà, l'unica radio libera indipendente bresciana, Radio Vera!